Ciao ragazzi, Quick Sweep, oggi siamo qua tornati su Tour de France, siamo qua col My Tour con Fabio Aru, come sempre, siamo alla ottava tappa, quella di Saint-Lô-Cherbourg-Octeville, una tappa con tantissime colline, una tappa collinare con ben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Gran Premi della montagna, 7 di quarta categoria, l'ultimo, il finale, terza categoria con tratti al 14%, è un'occasione per riguadagnare un po' di tempo in classifica per Fabio, quindi sarà molto 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 importante interpretare questa tappa al meglio. Dopo questa tappa c'è la tappa di Berna, che però non possiamo saltare perché appunto c'è un piccolo strappo nel finale in cui potremmo perdere qualcosa, quindi stiamo comunque attenti anche a quella tappa, quindi non farò quick stage, cioè tappa veloce, non la salterò sostanzialmente. Danno come favorito Romain Bardet e Alejandro Valverde, anche molto probabilmente sarà così, però noi dobbiamo cercare comunque di vincere un'altra tappa con Fabio dopo che abbiamo vinto la prima, ragazzi. Allora, quindi Fabio Aru ha come obiettivo finish in the first 10 e Fuglsang nella top 5. Ragazzi, è in inglese perché sono ritardato e l'ho messo in inglese quando ho avviato il gioco. Comunque, noi ci vediamo. Non manderò ovviamente nessuno in fuga per questi quarti, per i quarta categoria. E quindi noi ci rivediamo ai piedi dell'ultima salita di Cherbourg e poi passiamo subito alla tappa di Berna, ragazzi. Quindi ci vediamo dopo. Ok, il comando è ancora attivo. Landa prova a uscire, forse no, è solo per rimettersi in prime posizioni. È cominciata la coda della Glacéry, 3,3 km al 4,6%, ma il punto è che sono punte appunto, appunto, ma quanti giochi di parole sto facendo, del 14%. Valverde ripreso, Kwiatkowski e Daniel Martin attaccati a lui, attaccati allo spagnolo, che prova di nuovo a rilanciare l'azione. Fabio Aru sta pian piano finendo il gel d'attacco, si stacca, attenzione, Tony Martin. La maglia Pua si è staccata. Anche Gilbert perde contatto, stranamente. Siamo in 60 nel gruppo principale. Vediamo dei nostri compagni. Dobbiamo dare il gel a Lopez, che è molto provato. Valverde prova ad andarsene sul tratto al 5%. Noi rimaniamo qua. C'è anche Chris Froome che ha provato un attimo ad allungare. 1,4 km, prendiamo tutto il gel e adesso dobbiamo provare a rientrare. Dobbiamo provare assolutamente a rientrare. Vedo un Chris Froome. Ah no, è Michael Kwiatkowski, quindi non c'è Chris Froome in questo gruppo. Possiamo guadagnare qualcosa. Abbiamo finito tutto il gel d'attacco, possiamo fare solo questo. C'è Daniel Martin che sta riprendendo Simon Yates. Vediamo all'arrivo, vince Simon Yates. Noi siamo quinti, ragazzi. Prendiamo forse qualche secondo, soprattutto su Chris Froome. Vediamo Jakob Fuglsang, che è rimasto un po' indietro, arriva in questo momento, arriva 23esimo Jakob Fuglsang. Noi siamo quinti, quindi completiamo l'obiettivo di squadra. Vediamo Miguel Angel Lopez, molto ancora molto indietro anche quest'oggi. Miguel Angel Lopez in grande difficoltà, arriva 49esimo, sopravanzato nel finale da Steve Cummings. Adesso arriveranno pian piano tutti gli altri, quindi non salto niente, non taglio niente. Arriva ora in questo momento Nils Polite. Adesso vediamo la classifica generale aggiornata. Sarà stata un po' rivoluzionata? No, non credo proprio. Aru quinto perde 11 secondi da questi 4, ma non sono i più diretti inseguitori. Froome arriva 15esimo, non riusciamo a guadagnare nulla su Froome. Di nomi grandi, vabbè, Contador, non credo dei nomi grandi abbia perso qualcuno o qualcosa, infatti è così. Non cambia quasi nulla, tranne Bardet, che credo sopravanzi, no, Richie Porte. Guadagna un pochino Bardet su Uran, ma non tanto. Niente, quindi non è cambiato davvero nulla. Noi ci rivediamo, ragazzi, all'arrivo di Berna, perché è una tappa praticamente totalmente pianeggiante. Ci vediamo all'arrivo di Berna con Fabio Aru, ovviamente, quindi a dopo. Ok ragazzi, 6 km all'arrivo e si sono staccati quasi tutti i velocisti, è rimasto Peter Sagan giusto, e credo che vincerà lui questa tappa, o Valverde, perché
gli altri sono praticamente stati tagliati fuori. Siamo nelle prime posizioni, trainati da Luis Leon Sanchez. Mettiamo subito Fuglsang a seguire gli attacchi. Abbiamo un bel più 2, più 1 di forma per Fabio Aru. Quindi, ah no, c'è un altro, c'è un altro velocista qua. Ah, Michael Matthews, ecco, un altro che non si è staccato e che è molto 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 accreditato alla vittoria di questa tappa. Siamo a Berna, c'è anche John Degenkolb, Arthur Vichot, quindi Arnaud Demare anche c'è, quindi i ciclisti che sono anche un po' collinari, tra virgolette, sono qui e fanno ancora parte della compagnia. Sanchez che ci traina benissimo davanti nelle primissime posizioni, sta facendo un grandissimo lavoro, l'ha fatto per tutta la tappa. Luis Leon Sanchez ci porta qui e noi possiamo provare ad attaccare. Vedo Fabio Fellini che scorta davanti Michael Matthews e noi usciamo dal gruppo. Usciamo a 1,3 km all'arrivo sotto la Flamme Rouge. Fabio Aru, 15 secondi sul gruppo. Fabio Aru che sta però per venire ripreso da Michael Matthews. C'è anche Alejandro Valverde. C'è anche Alejandro Valverde. Forse abbiamo colto il momento giusto. Michael Matthews prova a rientrare. Prova a rientrare Michael Matthews, ma no! Fabio Aru vince! Fabio Aru vince a Berna con un'azione incredibile e guadagna molti, molti secondi, molto importanti sugli altri uomini di classifica che arrivano ora con Jakob Fuglsang, che comunque rimane nel gruppo dei migliori. Si stacca invece De Mar col nostro Fabio, col nostro Dario Cataldo. Grandissima gara di Fabio Aru che strappa un'altra vittoria, non ancora una volta non in salita, ma in una tappa relativamente facile. Fabio Aru sorprende tutti e va a Ladies and vincere. gentlemen, let us Parte welcome come un him warmly. fulmine. Here is the winner of the Le Puy-en-Velay Romans-sur-Isère stage. Ma non è vero. Fabio È quella di Aru. Berna. Vabbè. Ok. Lo speaker ha Congratulations to sbagliato. him. He really was the strongest. He fully deserves this prestigious victory. We can say that Anche la everything is maglia going verde per well for him Fabio at Aru, the attenzione, moment. quindi maglia Here's the verde green jersey. con le due vittorie, tanti piazzamenti. Fabio Aru prende la maglia verde. Ora vediamo la classifica di tappa e generale. Non abbiamo guadagnato nulla su Peter Sagan, Michael Matthews e Fabio Felline, Valverde, Bettiol, Gilbert, Bardet, Sanchez, Kangert. Abbiamo guadagnato solo con gli abbuoni, forse perché qua dice tutti allo stesso tempo, ragazzi. Tutti allo stesso tempo, quindi purtroppo il gioco non ci ha fatto guadagnare nulla. E vediamo i primi staccati dove saranno intorno alla centesima posizione, neanche oltre. Quindi davvero tutti allo stesso tempo ci ha fatto arrivare. Che se non è vero, ok, 140, no, niente. Bennett e Roglic arrivano, sono i primi a essere staccati. George Bennett stranamente perde 4 minuti, però vabbè. Dettagli, guadagniamo 10 secondi e quindi Aru si avvicina a Warren Barguil, ora solo 20 secondi e si allontana da Daniel Martin. Grandissima tappa questa di Berna. Quindi ragazzi, vi ringrazio ancora per tutto il supporto. Lasciate un mi piace, un commento come sempre. Noi ci vediamo alla prossima di XFAP, è tutto. Bene.